Siamo a Mondavio, siamo vicino alla Rocca, siamo vicino anche a un ristorante, un albergo, La Palomba, che ospita un'iniziativa che quest'anno viene ripresentata dall'azienda speciale Terre di Rossini e Raffaello della Camera di Commercio di Pesaro Urbino, che è l'esperienza sensoriale gustativa delle pizze di Rossini e Raffaello. 10 pizzerie del nostro territorio che ospitano questo percorso, questo tour gustativo che ci cala a pieno nelle eccellenze enogastronomiche della nostra bella provincia. La location scelta dall'ente camerale per presentare l'iniziativa del 2014 per le pizze di Rossini e Raffaello è l'albergo ristorante La Palomba a Mondavio, dove siamo qui e dove ha dato dimostrazione di grande maestria preparando subito 2 pizze. Non solo una degustazione, perché tanti pizzaioli, tante pizzerie propongono ai propri clienti la pizza di Terre Rossini e Raffaello. È una pizza straordinaria, una pizza che è stata viene fatta con i nostri prodotti, i prodotti del territorio, incominciando dalle olive, i tartufi, la mozzarella e quant'altro, fino ad esempio ai prodotti legati ai prodotti ittici e qualcosa di questo genere. Quindi attraverso questa attività noi abbiamo verificato che i pizzaioli che utilizzano questa nostra iniziativa hanno aumentato del 30% le vendite, le presenze all'interno dei loro ristoranti. Questo è un fatto molto importante perché aumenta l'occupazione, dà lavoro ai giovani e al tempo stesso dà una mano a questa economia che oggi è sotto i piedi, ecco, diciamocelo pure, è in una difficoltà enorme, quindi qualsiasi iniziativa che può sviluppare attività è bene che venga messa in campo. Noi lo stiamo facendo, la Camera di Commercio ha come sempre avuto come obiettivo quello di sviluppare iniziative che aiutino l'economia e ci auguriamo di poterlo fare anche in futuro, perché ci sembra che il governo stia un po' tagliando le gambe anche alle Camere di Commercio, che in questi anni hanno fatto tanto sia per l'internazionalizzazione, per il turismo, per la ristorazione, per il nostro territorio, per le piccole e medie imprese, l'artigianato, il commercio e l'agricoltura. Però ecco, questa è una scelta che il governo fa e quindi noi oltre che dirle queste cose, perché ci risulta che il danno è enorme per l'economia, perché tutta l'animazione che le Camere di Commercio insieme alle associazioni di categoria mettono in campo oggi, domani non lo potremo più fare, quindi anche il territorio verrà, come dire, ad impoverirsi di tutta una serie di attività che oggi ci sono insieme ai comuni, ad alcuni comuni, insieme alle associazioni di categoria, le attività legate al turismo. Ad esempio in questi giorni si è chiusa Pop Sofia, una delle iniziative in cui la Camera di Commercio è intervenuto e ha finanziato, come si è chiusa Passaggi a Fano, un'altra iniziativa che la Camera di Commercio ha finanziato e che non potremo finanziare più. E anche gli organizzatori di queste manifestazioni si troveranno maggiormente in difficoltà. La Camera di Commercio ribadisce il suo impegno stando vicino sia agli avventori ma anche agli esercenti che trovano nuove strade grazie anche alle vostre iniziative. Ah, sì, finché la Camera di Commercio potrà operare animando economicamente il territorio, continueremo questa azione di promozione delle tipicità, quindi promozione del lavoro delle nostre aziende agricole, promozione delle pizzerie e dei ristoranti e quindi anche promozione del nostro turismo. In fondo la gastronomia è parte fondamentale del movimento turistico, sono sempre di più i turisti che dall'Italia e dall'estero scelgono una località di vacanza o un soggiorno, un weekend per gustare
i prodotti enogastronomici dei territori. E l'iniziativa delle pizze di Terio Rossini Raffaello va in questa direzione, riappropriandoci della nostra territorialità, delle nostre tipicità, proponendo nuove proposte gastronomiche, quindi pizze, che è un prodotto straordinario, un prodotto italiano straordinario che rischia di essere usurpato, però anche questo, dalle grandi compagnie straniere, soprattutto americane, ma la risposta vincente è recuperare il rapporto con il territorio e con le produzioni tipiche. Il fatto che queste pizze vengano farcite con appunto il meglio delle nostre produzioni locali, abbinate con invito all'abbinamento con i vini, i nostri DOCO, con le birre artigianali della provincia di Pesaro Urbino, è la risposta vincente alla industrializzazione di massa anche dell'enogastronomia. Quindi territorio, tipicità, turismo, le tre T credo che si ritrovino tutte nell'iniziativa di Terio Rossini Raffaello. Pizza Terio di Rossini Raffaello è una pizza che abbiamo in qualche modo messo in campo per valorizzare fortemente i prodotti del nostro territorio e nello stesso tempo, oltre alla loro valorizzazione, anche abbinarci i nostri vini, perché questa è anche una novità culturale nell'alimentazione. Questa iniziativa di oggi, la presentazione di queste 10 serate, riguarda il tour, no? Che si svolgerà sostanzialmente nell'entroterra, proprio perché le pizzerie, la sensibilità forse di chi sta nell'entroterra di comunque di avere nuovi clienti, di avere è forse maggiore di chi sta nella costa. Faremo queste 10 serate dove i nostri consumatori o i turisti in queste 10 pizzerie, che parte l'iniziativa dal 17 di luglio e terminerà il 5 settembre, potranno degustare le 9 pizze, perché abbiamo una novità quest'anno, c'è una nuova pizza che è la capricciosa, con l'abbinamento con i nostri vini e anche, se volete, con un po' di cultura in più, perché ci sarà Otello Renzi che illustrerà sia gli abbinamenti sia anche un po' la cultura e la tradizione della nostra provincia. Ecco, è impegnativo trovare nuove strade, sicuramente il mecenatismo dell'ente camerale c'è, però alcune esperienze ben riuscite come questa è bene rivalorizzarle e riproporle. Assolutamente sì, cioè noi tanto va detto che l'azienda speciale è aperta a tutte le pizzerie che vorranno, come dire, aderire, chiaramente rispettando il disciplinare dell'utilizzo esclusivo dei prodotti del nostro territorio. Ma noi abbiamo visto già dall'anno scorso, dove abbiamo fatto un po' un resoconto, che su queste 11 serate circa 1800 consumatori hanno partecipato, dove hanno poi, rispetto a questionari che abbiamo lasciato, mostrato un alto gradimento sia per l'abbinamento con il vino sia per le nostre pizze. C'è da dire poi che questo è anche un veicolo che sta facendo conoscere il nostro territorio nel mondo. Noi con il pizzaiolo Gianluca Passetti del Gatto e la Volpe, ha vinto, a lui, non a noi, lui ha vinto il campionato europeo con una delle nostre pizze. E questo, se volete, è anche un po' di orgoglio, ma fa anche conoscere. C'è da anche dire che tutte le pizzerie che aderiscono, hanno aderito a questo nostro progetto, hanno visto l'aumento del loro fatturato dal 30 al 50%. E quindi questo è anche uno stimolo di tipo economico, oltre a garantire chiaramente i consumatori su ciò che mangiano, perché spesso e volentieri abbiamo visto magari uscire sulla stampa di quali sono i prodotti scadenti, così via, eccetera. Ecco, io credo che se riusciamo tutti a comprendere che il consumatore ha sempre più la necessità di conoscere ciò che mangia, riusciremo anche forse a fare dei bilanci economici migliori. Allora, gli avventori che seguiranno questo tour, possiamo dire, Otello, anche sensoriale, attraverso il gusto e le tipicità del nostro territorio, avranno un anfitrione che li guiderà alla degustazione. Qui accanto a me un amico anche di Fano TV, Otello Renzi, sommelier, gastronomo, cultore del buon cibo e delle beltà del territorio pesarese. Otello, guidaci dentro questo menù che è una riconferma del passato con qualche inserimento nuovo. Sì, io guido la serata e sono anche abbastanza pretenzioso, nel senso che voglio attenzione, perché queste sono serate comunque culturali, perché con le pizze vengono valorizzati i prodotti del territorio
e i prodotti del territorio sono poi ancora valorizzati dall'abbinamento del vino. E già questa è una novità, l'abbinamento col vino e non con la birra o con la Coca-Cola. Questa della pizza che viene servita direi che ha una valenza che va oltre perché ha una si scopre il territorio. Dicevo prima alla conferenza stampa le pizze che hanno aderito ormai da 3-4 anni sono entusiasti di questo progetto. Inviterei anche le altre pizzerie ad affacciarsi, a capire, a chiedere che cosa è questo progetto. La serata scorre veramente molto bene, nel senso che ormai c'è un'esperienza di questo e all'inizio c'è un po' di tentennamento per capire anche come funziona, ma appena capiscono che arrivano le pizze belle fumanti con l'abbinamento giusto, e io faccio capire anche perché ho messo il nostro tipo di vino, un Bianchello del Metauro, un Pergola, un Colli Pesaresi, quindi siamo comunque nella provincia di Pesaro Urbino, e allora metto in fila le pizze dalla più delicata alla più strutturata e alla fine si ha una serata veramente goduriosa e anche sicuramente culturale. Quest'anno abbiamo scelto di fare 6 pizze e non 8 come gli altri anni, perché erano un po' troppe effettivamente, però nelle 6 pizze si possono scegliere, c'è un menù, sul menù il pizzaiolo, il ristoratore sceglie le 5 pizze che più gli aggrada e che in quel momento magari ha il prodotto migliore, più una novità che è la capricciosa, ma non la capricciosa fatta con lo speck o la bresaola, ma una capricciosa ancora con i nostri prodotti. E quindi penso, non so, al nostro lonzino, penso alla valorizzazione della porchetta tagliata sottile, quindi niente prosciutto cotto, magari 2 carciofini biologici di Cartoceto. Ecco, questa è la nostra pizza capricciosa. I turisti se ne accorgono di questo prodotto, frequentano queste pizzerie, queste pubblicità, anche questi libretti che escono fuori nelle varie situazioni di punti di informazione, vengono veramente presi d'assalto, perché il prodotto tipico è quello che fa valorizzare il territorio e anche la vacanza. Allora, ospiti naturalmente graditissimi è l'albergo, il ristorante, pizzeria La Palomba a Mondavio, come vi hanno detto prima, e siamo in compagnia di colei che manualmente poi ci farà degustare le pizze che vedremo fra un po' uscire e sfornare. Allora, innanzitutto, una pizzaiola donna, già questo è una unicità, è una tipicità, però insomma il vostro locale è da tanto tempo presente a Mondavio, siete una certezza del territorio, possiamo dire. Sono 30 anni che siamo qua, come dicevo prima anche in riunione, la forza è la famiglia, fa la differenza sugli sforzi e sull'entità della struttura che si deve mantenere, specialmente in un momento così difficile. Ecco, è importante anche come dire, l'impatto del territorio sull'attività. Voi avete avviato un interscambio, no? Con il territorio e con i cittadini che di Mondavio. Sì, infatti dicevo che La Palomba è più di 100 anni che c'è qui a Mondavio, quindi non rappresenta solo la simbologia di un ristorante, ma è proprio un punto di incrocio tra i turisti oppure le persone che lavorano e con tutto il borgo, insomma, ecco, rappresenta un'identità per Mondavio. Bene, rivenendo al progetto Terre di Rossini e Raffaello, lei ha creduto subito a questo progetto e gli è piaciuto molto. Mi è piaciuto, anche se all'inizio l'ho trovato difficile, un po' come tutte le cose nuove. Trovo che sia una grande opportunità per i pizzaioli, perché oggigiorno la pizzeria è una cosa molto ampia e quindi se ne vedono un po' di tutti i colori in giro. Invece questo progetto ci dà la possibilità di distinguerci e di rappresentarci, di essere più autoctoni, ecco, diciamo, ed è una possibilità molto grande. Un ringraziamento, questo va alla Camera di Commercio, che un po' ci ha educati anche a fare così, insegnare ai nostri turisti
cioè quello che deve fare un po' il ristoratore oggigiorno è insegnare cosa si va a mangiare, insomma, ecco. E allora Adele ha anche raccolto in un libro un po' la sua esperienza di vita che è passata attraverso la cucina. E hai voluto lasciare un segno di questa tua esperienza con il mondo gastronomico. Sì, è prima di tutto una raccolta di ricette, le ricette che poi noi siamo soliti fare nell'arco dell'anno, infatti sono ricette suddivise in 4 stagioni, quindi un po' anche ripetere la stagionalità del tempo. E poi la stagionalità anche quella che della mia crescita, perché ci sono nata, quasi cresciuta in questo posto, quindi tutto quello che l'esperienza che ho vissuto nel ristorante, sia mio e della mia famiglia. Il titolo è un pochino ambiguo perché infatti non rappresenta solo un ricettario, ma piuttosto un'esperienza di vita, anche difficile a volte, perché non è un lavoro così semplice e scontato, è un impegno molto grande. Il titolo è? Io non ci voglio andare, chissà perché, un po' magari incentiverà un po' la curiosità questo titolo anomalo per un ricettario. Un pizzaiolo che ha creduto da sempre in questo progetto e che ha tratto anche buoni frutti dall'esperienza delle pizze di Rossini Raffaello, Gianluca Passetti, che ho il piacere di avere qui accanto a me. Gianluca, allora, tu con una pizza contenuta in questo menù hai mietuto successi in vari concorsi, insomma, quindi un esperimento ben riuscito. Sì, direi proprio di sì. Lo scorso anno un internazionale a Rimini e quest'anno a Roma, un paio di mesi fa, ho vinto l'europeo assoluto con una delle pizze che presentavo, sono arrivato secondo, che è la velata di Terre di Rossini e Raffaello. Signori, secondo assoluto campionati europei, è qui, eh? Sì, allora come pizza, una delle varie categorie, la velata è arrivata seconda, le altre 3 terzi posti, un quarto, un quinto mi hanno fatto punteggio per arrivare a prendere il premio assoluto, europeo assoluto. Europeo assoluto, insomma, possiamo dire il pizzaiolo più bravo d'Europa? No, assolutamente. No, Gianluca, insomma, oltre ad essere un bravissimo pizzaiolo, è una persona che crede molto nel territorio, la matrice anche, no? Tu hai attinto anche dai tuoi nonni, insomma, sei una persona che crede anche nelle radici e nel territorio. Abbiamo un gran territorio con tanti bellissimi prodotti e perché non sfruttarli? Perché andare a prendere fuori le cose? Facciamo lavorare il nostro territorio e quindi. Senti, anche quest'anno tu hai aderito al progetto, quindi chi viene da te farà parte di questo circuito così, diciamo, gustoso e succulento. Sì, ho la penultima giornata, credo, il 29 di agosto, credo. Bene, allora buone pizze. Grazie a tutti voi, vi aspetto su a Montevecchio. Grazie.